Il buongiorno da Runners e Benessere, siamo pronti per la nostra consueta diretta e tra un momento o un altro chiameremo il nostro Fulvio Massini che sarà con noi oggi, consulenti sportivi, che ci parlerà della motivazione importante in questo periodo. Runners e Benessere, sono Fabio Fiaschi, tra poco ci collegheremo con Fulvio Massini. Spero che mi sentiate bene perché sono in una location particolare. Vediamo un attimino se tutto funziona per meglio. Intanto ho chiamato Fulvio Massini che oggi, ripeto, ci parlerà della motivazione. Motivazione importante in questo periodo un po' particolare, per non dire altro. Buongiorno Fulvio! Buongiorno Fabio! Mi senti bene? Sì, aspetta, mi sposto perché se no c'è il riflesso della luce e non ci si vede. Aspetta. Che mi sistemo. Eccomi, mi vedi ora? Bello della diretta. Bello, non so per dire. No, il bello della diretta nel senso di dire facciamo le cose con estrema tranquillità. Buongiorno Fulvio, come stai? Bene, grazie al cielo. Voi anche sì, tu anche sì, tutti bene. Sì, allora io intanto ti faccio una bella sorpresa perché guarda dove sono oggi. È un posto diversamente brutto, se non mi sbaglio. Sono qua a Castiglion della Pescaia, spero che si senta bene. Eravamo qua a Grosseto a fare delle cose per Runners e Benessere ed oggi parleremo con te della motivazione. Fulvio, a proposito di motivazione, se non ricordo male tu hai fatto proprio anche un master in psicologia dello sport. Sì, tra il 2006 e il 2007 mi sono messo a fare anche questo master. È stata un'esperienza bellissima. D'altra parte, una delle passioni per questo mondo è stata anche quella sempre la psicologia dello sport. Anche vero. Prima ancora di fare l'ISEF, fece un anno a pedagogia e indirizzo psicologico. E quindi mi è capitato l'occasione di approfondire questi argomenti e con molto, molto volentieri lo feci. Ma sono passati un po' di anni, comunque. Cerco sempre di rimanere aggiornato sull'argomento perché, fra le altre cose, mi interessano del nostro mondo. Anche questa è una cosa che mi appassiona molto. Perché, chiaro, ecco. In questo periodo la motivazione è fondamentale, se non hai motivazione non vai da nessuna parte. Sento tanti atleti e atlete che in questo periodo per mancanza di gare, ma che mi alleno a fare, ma perché lo faccio, ma che non ho obiettivi e quindi magari tendono a lasciarsi un po' andare, mettiamola così. Che cosa ti senti di rispondere? Poi entreremo nel dettaglio di tante domande. Eh sì, la motivazione principale del nostro mondo è il divertimento e lo star bene. Tutti noi si corre, anche gli atleti, sì, d'accordo, per ottenere risultati, ma anche perché ci si diverte. Per cui si tratta semplicemente di crearsi noi delle motivazioni per essere stimolati a continuare ad allenarsi. E se una motivazione positiva ci può essere in questo periodo molto strano, può essere quella che ha permesso a moltissimi di recuperare alcune caratteristiche anche dell'allenamento che in periodi normali, quando ci sono tantissime gare, non è possibile sviluppare. Abbiamo già parlato di forza, di stretching, esatto, di tutti questi argomenti che ora, in cui siamo, diciamo, meno presi dalla bramosia della gara, è possibile più concentrarsi su queste cose. Quindi la motivazione, soprattutto in questo periodo, è cercare, per esempio, di fare comunque dei test. Di essere da soli, cercare di capire qual è il nostro valore, quindi di restare comunque sempre impegnati a creare un modo per misurarsi, perché uno, come vedremo poi in dettaglio più avanti, i modi per misurarsi sono fondamentali e non è detto se non ci sono le gare, uno non si possa misurare. Bene, allora, Perché a proposito, iniziamo proprio da questo. La prima domanda che mi sorge spontanea, non ci sono le gare, a parte rarissime eccezioni, e quindi dice, ma che mi preparo a fare? ma sì, Fabio, una diciamo, delle caratteristiche che ci abbiamo un po' tutti noi podisti che si tende a averli è che non siamo capaci di porsi degli obiettivi in modo razionale. Va bene? Ci sono delle regole, c'è cioè soprattutto questa regola SMART, che è appunto una delle regole della psicologia dello sport, che ci dà delle indicazioni su come porsi questi obiettivi. Quindi l'obiettivo innanzitutto deve essere specifico.
Per cui noi bisogna cercare di fare qualche cosa, bisogna cercare di individuare un obiettivo in questo periodo, soprattutto, ma anche dopo, che è relativo al nostro mondo. Per cui se voglio uscire in bicicletta o andare a fare una rata, va bene, purché sia sempre in funzione del nostro mondo. Per cui sarebbe un errore pensare io non riesco a correre, vado a giocare a biliardo e gioco a carte, per così motivo per la corsa. No, assolutamente, bisogna cercare di fare qualche cosa che in qualche modo è collegato. Questo in questo periodo. Stesso discorso vale anche in situazioni normali, no? In cui ci sarà comunque da proporsi degli obiettivi che sono comunque collegati alla corsa. Gli obiettivi devono essere misurabili e quindi ne parleremo in una delle prossime trasmissioni, magari, ma l'importanza dei test, l'importanza della verifica. Noi consigliamo di una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, di misurarsi. Di vedere il valore. Non ci sono le gare, facciamo dei test, inventiamoci delle gare, oppure misuriamo la forza, misuriamo la mobilità articolare, alleniamoci con uno scopo. Va bene, vediamo quanto siamo dimagriti, vogliamo salire sulla bilancia, misuriamoci la circonferenza della vita, la possibilità di fare la pliometria. Questo è un altro degli scopi. Poi, una delle cose che è capitato in questi anni di vedere è gli obiettivi devono essere raggiungibili, cioè a volte mi è capitato di vedere persone che si raccontano delle bugie. No? Mi ricordo 30 anni fa che uno venne da me e disse: io voglio correre la maratona in 3 ore. Ci fare un test e questo ci aveva una velocità di riferimento di 6 a chilometro. Allora, bisogna cercare di stare con i piedi per terra. Gli obiettivi devono essere valutati in ogni test e di conseguenza raggiungibili, perché altrimenti creano frustrazione. Va bene, e quindi devono essere realistici, realistici relativi a quelle che sono le proprie possibilità, perché altrimenti si rischia invece di motivarsi, di demotivarsi. In più devono essere, siamo agli ultimi due punti, relazionati nel tempo. Se io mi alleno una volta alla settimana, cosa sbagliatissima, non riuscirò a tenere grandissimi obiettivi, ma probabilmente non riuscirò nemmeno a divertirmi. Quindi devo cercare di organizzare la mia giornata. Non ti dico tutti i giorni, ma almeno un giorno sì, un giorno no, per cercare di relazionare questi obiettivi, va bene, che non necessariamente, lo ripeto, devono essere di tipo agonistico, ma devono essere anche rivolte al divertimento e allo star bene. In più, sempre questi obiettivi, come devono essere? Non devono essere troppo facili, perché se sono troppo facili, io perdo lo stimolo, no? Quindi devono essere calibrati in modo che io possa. Che io mi possa impegnare. Nell'articolo che è stato fatto apposta per questa trasmissione, che credo che fra oggi o domani troverete sul nostro sito, c'è proprio un esempio, no? Corre un'ora in 60 minuti per uno che corre normalmente 4-5 giorni a settimana, che è in forma, può essere una cosa normale. Va bene, è abbastanza facile da raggiungere. Lo stesso soggetto, per avere uno stimolo, dovrà riuscire a correre un'ora in 55 minuti, giusto per fare un esempio. Ok, Capito? Deve essere tutto rapportato. grazie Fulvio. Ricordiamoci magari domande le risposte il più brevi possibile, ovviamente, quando è possibile, scusa il gioco di parole. Ricordo, sono Fabio Fiaschi, Runners e Benessere, Instagram in diretta con consulenti sportivi. Siamo con Fulvio Massini. Oggi parliamo di motivazione. Potete anche risentirci, alcuni di voi sicuramente, anche sui nostri canali Facebook, ma lì saremo in replica. Motivazioni insite e intrinseche. Fulvio, che cosa cambia? Sì, la motivazione principale per cui tutti noi cominciamo a correre sono motivazioni di tipo personale, per problemi di salute, per esempio, per Problemi di abbassare il peso, per colesterolo, sfogarsi un po', per un po' per di stress, sfogarsi, un po' di tutto. per la rabbia, oppure per la depressione, oppure per migliorare l'attività sessuale, oppure per stare in compagnia, no? Perché anche la compagnia è fondamentale a Specialmente in tutti noi oggi. questi periodi. Mentre questo a tutti noi ci manca un pochino la gara, ci manca la riunione della società sportiva, ci manca un pochino, non necessariamente un pochino, per esempio a me manca tanto le gare, lo stare insieme, rivedere le persone che vediamo da tanto tempo, andare a correre insieme, fare risate, visto che i gruppi sportivi si organizzano e lo fanno.
Però insomma la gara è un'altra cosa, è un momento in cui ci si trova anche con amici non della stessa società, ma ci si vede di varie società. E questi sono alcuni dei motivi. Quando uno si sente giù e va a correre, questa potrebbe essere una delle motivazioni. Poi invece ci sono queste motivazioni, diciamo, un pochino più rivolte verso gli altri, che sono io corro, sì, d'accordo per me, però se io corro e torno a casa presto, la mia moglie è contenta, quindi devo fare in modo di non fare troppo tardi, oppure se io corro e ottengo risultati, anche il mio allenatore è contento. Sono più collegate a, diciamo, non a motivazioni di tipo personale, ma corro per qualcuno, per far piacere a qualcuno, per far piacere a delle persone in qualche modo che stanno vicino. E anche queste, diciamo, sono delle motivazioni molto importanti, no? Che danno degli stimoli a chi soprattutto si sente in un periodo in cui gli sta passando un po' la voglia di correre. Facciamo un esempio. Che cosa consiglieresti a qualcuno che in questi periodi, ahimè, magari è a casa, in cassa integrazione o per qualche motivo non può muoversi, magari per anche problemi di Covid e non solo? Che cosa potrei riuscire? Che cosa potrei raccontare? Che cosa potrei provare a darmi come obiettivo anche lavorando da casa o intorno a casa, senza andare a spostarsi, come dicevi prima, che ovviamente manca un po' a tutti. Ma sì, una delle cose che questo periodo, soprattutto questo secondo periodo di lockdown ci permette è quella di correre. Per cui a casa, per esempio, posso cercare di migliorare la forza e la mobilità articolare. Per esempio, vedere, facendo un esempio banale, quanto riesco, se riesco a toccare terra con le mani. Questo potrebbe essere. Oppure, facendo un esempio, quanto riesco a stare, con la schiena in muro e le gambe piegate. Un altro esempio banale, insomma banale, semplicissimo per valutare la forza delle gambe, oppure quanti piegamenti sulle braccia riesce a fare, oppure quante volte riesco a stare a fare il plank per 30 secondi, oppure come qualcuno fa, quanto riesco a starci. Tutti obiettivi da fare in casa. Se vogliamo andare fuori, va bene, a correre, cercare di farsene, di crearsene un po' le gare. Ci sono le virtual, però le virtual, ho visto, stanno un po' calando, però la virtual, per esempio, è un modo come un altro per cercare di stare organizzato, che poi vengono fatti delle classifiche per stare motivato. Oppure uno, se vuole fare le virtual, si crea delle gare per conto suo, no? E dice, oggi, questo mese, voglio vedere a quanto riesco a correre, magari gare diverse da quelle che sono le solite, e i 3.000 piuttosto che i 5.000 invece di 10.000. Chiaramente tutto questo discorso deve essere sempre però, secondo me, finalizzato alla motivazione, diciamo, di più a lunga scadenza, perché ricordiamoci che questo periodo prima o poi passa. Chiaro. E sicuramente questo periodo passa, non bisogna farci trovare impreparati, depressi, senza la voglia di correre, bisogna farsi trovare belli, pimpanti, cari, in modo da essere pronti, anzi addirittura aver creato tutta una serie di allenamenti che ci faranno poi migliorare quando ricominceranno le gare. Fulvio, prima ho passato non a caso Alex Zanardi e Pistorius, che sono due atleti che non hanno certo bisogno di presentazione. Io oggi casualmente sono qua in questa zona perché proprio abbiamo fatto, come dici te, una gara qua nella zona di Grosseto e sono a Castiglion della Pescaia. In pochi forse sapete che qua c'è proprio la casa di Alex Zanardi, che ovviamente tutti noi gli facciamo i migliori auguri di pronta guarigione. Che cosa possiamo imparare, Fulvio, dagli atleti diversamente abili? Spesso e volentieri hanno una motivazione che è molto più alta di noi. Loro sì, loro sono veramente maestri della motivazione. La motivazione vuol dire che loro vogliono riuscire. Una delle cose che si è scritta anche nell'articolo è che a volte la gente dice non mollare. Questi non è che non vogliono mollare, questi vogliono venire fuori da questa situazione. Questi vogliono riuscire. La parola non mollare in estensione allo sport non è presa bene, perché il non vuol dire già rinuncia, questi assolutamente, questi vogliono andare. Quindi quando loro ci insegnano proprio a voler ottenere risultati, nel caso di Zanardi è fortissimo perché lui vuole vivere, capito? Perché qui si tratta proprio di vivere o non vivere, lui vuole vivere, Pistorius vuole ottenere grandissimi risultati e quelli li stanno facendo. Questo
è la grossa, è il grosso insegnamento che questi ci danno. Un concetto che si collega in qualche modo alla motivazione è il concetto di resilienza, che è il mio amico Trabucchi, sul quale c'è scritto anche un libro. Resilienza vuol dire mi piego ma non mollo. Questi si piegano ma non mollano, anche se non mollare non si usa, però questi non si piegano, anzi vanno avanti, resistono per cercare di ottenere i migliori risultati possibili. Questo è fortissimo. Un nostro amico prima scriveva, cerco di sintetizzare, ho scelto un percorso e tutte le volte magari provo a correre lì cercando di migliorare. Potrebbe essere una soluzione? Questo potrebbe essere una soluzione, questo potrebbe essere una soluzione, ma se cerca di migliorare quello lì. Però il consiglio che posso dare, che c'è scritto appunto anche nell'articolo, ogni tanto però cerca di cambiarlo il percorso e cerca di fare la stessa cosa su un altro percorso, perché a ripetere sempre le stesse cose a un certo punto la motivazione può calare, perché noi abbiamo sempre bisogno di stimoli, stimoli nuovi, gli stimoli sono motivanti, così come l'allenamento si basa nella somministrazione di stimoli che non possono essere sempre gli stessi stimoli. Perché? Perché l'organismo a un certo punto si adatta allo stimolo e quando si è adattato allo stimolo ha bisogno di uno stimolo diverso. Per cui questo nostro amico fa benissimo a cercare di andare ad allenarsi sempre su questo percorso e cercare di migliorare, però metti il prossimo mese, vado a provarne un altro e per un paio di mesi si allena su quell'altro, in modo da avere sempre stimolazioni diverse, che una volta può essere in pianura, una volta può essere su sali scendi, capite? Una volta può essere distanza più corta, più lunga. Ecco, a proposito di allenamento, come si fa a evitare la monotonia del nostro allenamento quotidiano? Ma sai, quello stavo un po' accennando prima, la monotonia dell'allenamento quotidiano è cercare di dare degli stimoli differenti. Chiaramente ci sono dei giorni in cui bisogna recuperare, perché anche il recupero è fondamentale, per cui bisogna fare corsa lenta, e quando si fa corsa lenta deve essere corsa lenta. Però non si può fare sempre 5 volte 1000 tutta la settimana o 3 volte 2000, oppure la prima settimana 5 volte 1000, la seconda settimana 3 volte 2000, la terza settimana 2 volte 3000 e via. Bisogna sempre dare degli stimoli diversi, perché le modalità di sviluppo delle caratteristiche organiche e anche psicologiche del soggetto deve essere variegato, perché altrimenti magari ne parliamo poi un giorno di questi concetti, concetto di omeostasi, no? Omeostasi vuol dire equilibrio. Per cercare di migliorare questa omeostasi, cioè questo equilibrio va rotto. Va bene, bisogna mettere in crisi l'organismo, perché attraverso la messa in crisi dell'organismo creano degli adattamenti e poi ti fanno, diciamo, crescere questa omeostasi, per cui l'equilibrio viene un gradino più su. Però questo è un lavoro da allenatori che si insegna a noi per cercare di dare dei stimoli differenti. A proposito di allenatori, che altro, a parte l'articolo che dicevi della motivazione che fra qualche ora, fra qualche giorno troveremo sul tuo sito, sui consulenti sportivi fulviomassini.com.it, che altre cose si possono trovare in questo periodo sul tuo sito internet, sul vostro sito internet, che potrebbero essere interessanti per le persone che ci stanno ascoltando? Ma sì, sai, noi in questo periodo stiamo facendo tante cose, ci siamo adattati un po' a quello che è il momento, al di là degli ebook di quale vi stiamo parlando, che sono delle indicazioni su come affrontare gli infortuni. Noi a questo punto, attraverso la piattaforma Training Peaks, facciamo dei test anche a distanza, dei test di Conconi sostanzialmente, che dopo noi elaboriamo. Da qui a brevissimo tempo, sempre attraverso la piattaforma di Training Peaks, saremo in grado di dare le indicazioni precise sullo stato di forma del soggetto che si rivolge a noi attraverso l'analisi di alcuni parametri che l'allenamento ci fornisce e che sono interpretabili e leggibili attraverso questa piattaforma. Stiamo addirittura facendo la tecnica di corsa attraverso Google Meet, ci facciamo fare delle riprese e noi attraverso le riprese le analizziamo insieme ai runners e cerchiamo di correggere, fra l'altro ci stanno dando anche dei buoni risultati. È chiaro, in questo periodo è così e quindi bisogna cercare di fare di questi problemi, di cercare di razionalizzarli il più possibile, perché appunto la gente, i podisti, noi stessi dobbiamo avere degli stimoli per cercare di non fermarsi, no? Perché altrimenti se non si lascia andare in questo periodo è la fine, capito? Chiaro, chiaro, Quindi questo. chiaro Fulvio.
Allora, intanto qui passano anche persone che ovviamente stanno facendo attività sportiva, beati loro in questo momento. Fulvio, possiamo utilizzare anche qualche mantra o crearcelo proprio in questo periodo? Ma sì, mantra sono una cosa bellina che io un mantra che a me mi piace tanto perché a volte anche durante la gara, no? Durante la gara a volte viene la voglia, dice, ma che mi fa fare? Madonna, sto facendo questa fatica, ma perché? Magari uno sta cercando di riprendere uno e non ci riesce. E uno dei mantra che mi piace tantissimo è le spalle sono leggere, le gambe sono leggere, i piedi toccano e vanno. Questo concetto dei piedi toccano e vanno è piaciuto a tantissime persone, no? Il mantra è uno delle... Questo mantra lo insegno delle grandi maratone internazionali quando facciamo le riunioni la sera prima della maratona in cui si cerca di vivere il percorso attraverso la visualizzazione del percorso, no? E durante la visualizzazione del percorso cerco di invitare le persone a usare questi mantra. Uno dei mantra che mi piace più di tutti è questo. Un altro mantra che io consiglio di usare è voglio arrivare, voglio fortissimamente voglio ottenere questo risultato, perché soltanto il volere ci permette poi di rinforzare la motivazione. Se io dico sì, ma tanto me ne frega, sta tranquillo, la motivazione cala. Per cui l'essere sempre motivati, l'essere sempre aggressivi nei confronti di quello che si vuole ottenere aiuta, perché ci permette poi anche di divertirsi di più, perché se no uno se andrà a fare una cosa così, tanto per fare, senza stimolo, poi alla fine si annoia, invece guai, la noia è il nostro nemico. Quindi bisogna sempre essere stimolati, anche attraverso i mantra. Ovviamente in attesa speriamo che ripartano alcune gare. In questi giorni si mormora moltissimo della Strasimeno, siamo nella zona dell'Umbria che dovrebbe ripartire, Radda in Chianti, un altro trail, come domenica scorsa si è corso la Ronda Ghibellina in quel di Castiglion Fiorentino Arezzo. Quindi speriamo, Fulvio, che in qualche modo magari qualche gara ci permetta poi in qualche maniera di ripartire. Ti faccio un'altra domanda che proprio ne parlavo qualche sera fa con un amico podista che mi ha detto sostanzialmente: sai Fabio, è un periodo che siamo gialli, fortunatamente come regione, e quindi a volte il sabato e la domenica zitto zitto prendo la macchina e magari vado verso il mare o verso la montagna a fare dei percorsi che ho fatto qualche tempo fa in qualche gara. Potrebbe essere anche questa una soluzione? Ottima motivazione, ottima soluzione. Cercare di variare, di non stare sempre nel solito percorso, perché altrimenti ci si annoia, no? Perché siamo gialli e questa è una fortuna, ma quando eravamo rossi e quando eravamo arancioni eravamo costretti entro certi limiti. Chiaramente anche all'interno di entro certi limiti uno deve avere la possibilità e deve avere lo stimolo per cercare di cambiare questi tipi di percorsi. Questo come fa questo signore, questo tuo amico, è sicuramente un'idea valida. Se poi si mette, come fa quell'altro, a vedere la differenza di tempo rispetto a quando l'aveva fatto prima e come li fa ora, è un altro ulteriore stimolo. L'importante è creare delle cose che ci differenziano, che da adattare alla situazione che stiamo vivendo. Ecco, in questi periodi potrebbe essere anche interessante magari non allenarsi sempre da soli, ma trovare anche qualcuno insieme, magari in due o tre persone, non di più, perché altrimenti si rischia di fare assemblamento, ma potrebbe essere un'altra soluzione. Anche questo qui, il discorso dell'allenarsi in compagnia, soprattutto in questa fase, ma secondo me anche sempre di fondamentale importanza, perché se no uno rischia di stare veramente sempre, perché deve stare tantissime ore in casa, la sera alle 22 c'è il coprifuoco, quindi quando esce riuscire a stare in compagnia per scambiare quattro chiacchiere sicuramente gli fa bene. Magari ecco una cosa che posso dire se uno si sente veramente giù, invece di fare degli allenamenti troppo impegnativi, magari guardare sempre il cronometro, guardare a quanto va, di fare delle cose più rilassanti, cioè sostituire per esempio le prove ripetute con un defaltrek, oppure fare qualche volta 30-40 minuti di corsa insieme agli amici. Così in modo disimpegnato, anche l'oretta,
Questo può servire a non far sentire proprio l'ansia di dover per forza ottenere un risultato, ed è lo stesso un sistema motivante che ci permette di vivere con divertimento la corsa. Fulvio, sei stato chiarissimo come sempre, ovviamente ti ringraziamo. Altre due o tre domande, altre due o tre, prima delle ultime domande, che cosa ti senti di aggiungere alla motivazione magari che non ti ho chiesto che non, o che magari ti senti di importante da sottolineare? Ma io credo di avervi detto un pochino quello che volevo dire, se ci fosse qualche domanda da chi ci sta ascoltando, molto volentieri. Io c'ho da aggiungere semplicemente che non ci dimentichiamo che tutti noi corriamo per divertirsi, perché questo deve essere fondamentale. E bisogna fare in modo di correre più spesso possibile. Perché questa è in qualche modo collegato al miglioramento della nostra qualità della vita e quindi essere in condizione di divertirsi. I modi per cercare di divertirsi credo averne detto abbastanza, ma ve ne posso dire anche altri, se mi contattate molto volentieri, io rispondo sempre, purché si resti sempre vivi, si resti sempre vivi e non ci si lasci andare, qualsiasi siano le condizioni demotivanti, della vita, perché in questo momento c'è il lockdown, ma ci possono essere, per esempio, un'altra delle cose invece che voglio aggiungere, che mi sta venendo in mente ora, a volte uno può essere demotivato perché è troppo stanco. Quindi abbiamo il coraggio ogni tanto, quando uno si sente troppo stanco, di fare un periodo in cui invece allenarsi tanto ci si allena meno, perché questo ti fa risalire la voglia di allenarti, perché questo può succedere, magari. Sicuramente parleremo fra un po' di tempo di super allenamento, di overtraining, per cui questo lo affronteremo in modo più dettagliato. Però è questo un altro dei concetti che volevo sottolineare. Una domanda mi è arrivata nella nostra chat privata di Runners e Benessere. Ho a disposizione solo un campo di atletica per poter correre perché non ho illuminazione intorno. Non posso andare durante la settimana prima delle 5, le 6, quindi ovviamente è già buio, è già scuro. E quindi come posso fare in pista a alternare il mio allenamento e la mia motivazione? Inventati dei piccoli test per conto tuo. Una volta riscaldati e fai un 1500. Stasera ti posso dire che noi andiamo in pista e stasera con questi signori che seguo correremo un 5000. Correremo un 5000. Inventati dell'attività da fare approfittando appunto della pista. Per cui proprio delle distanze diverse che non necessariamente devono essere le stesse distanze tradizionali, no? 1000, 2000, 3000, 5000, i 10.000. Questo variare gli stimoli proprio cercando, approfittando della pista, che comunque è un bellissimo mezzo di allenamento, per cercare di valutarsi. Dopo questi risultati, tra virgolette, che tu otterrai, quando saranno le cose normali, potrai divertirti a vedere, fra un po' di tempo, quanto ci metterai a fare determinate distanze tra un po' di tempo rispetto a quello che hai fatto in questo periodo. Già che siamo a parlare di pista, ma se ci sono altre domande, se no voglio dire un'altra cosa sulla pista. Vai con la domanda e poi dobbiamo chiudere. No, 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 se ci sono altre Però scusami, domande, no, vai con l'altra considerazione più che domanda, scusami. la pista a volte può essere, qualcuno dei podisti che non è abituato a correre in pista si annoia, no? Dice no, a me mi annoia. Però se uno pensa che correndo in pista dopo ottiene i migliori risultati, allora quella noia lì deve essere motivata al miglioramento del risultato. E allora, capito, si annulla la noia di correre in pista, va bene per cercare di focalizzarla verso un miglioramento del risultato. E quindi anche lo sfruttamento dei periodi di corsa in pista può essere utile. Perfetto, Fulvio, noi ti ringraziamo a nome di Runners e Benessere. Ricordo, sono Fabio Fiaschi, Runners e Benessere, Instagram diretta con Fulvio Massini, i consulenti sportivi che stiamo parlando di motivazione. Chiuderei, Fulvio, ricordando il mantra, quello che usi te, magari potrebbe essere utile per qualcuno dei nostri amici che ci sta ascoltando. Senz'altro, le spalle sono leggere, le gambe sono leggere e soprattutto i piedi toccano e vanno. I piedi toccano e vanno,
stato molto apprezzato da tantissime persone, spero che lo provino anche quelli che ci stanno ad ascoltare. Ci vediamo martedì prossimo, io vi saluto da qua, da Castiglione della Pescaia, oggi al mare si sta da Dio e si sta veramente bene, si potrebbe quasi stare in maglietta, soprattutto una bella corsa qua in spiaggia potrebbe essere la prossima motivazione per il prossimo fine settimana, Fulvio. Va bene, la prossima motivazione per la prossima settimana, purtroppo sembra il prossimo fine settimana, sarà tempo brutto, comunque è bello anche correre mentre la pioggia, per cui caro Fabio, anche se te sei lì al mare non ci fai invidia per nulla, perché noi nel prossimo fine settimana correremo comunque, qualsiasi sia le condizioni atmosferiche, che piove o che neve, noi ci saremo e ci sarai anche te. Ciao a tutti ragazzi, ciao Fabio. Grazie Fulvio, perché la nostra motivazione è più alta, sia della pioggia di qualunque altra cosa. Esatto, la nostra motivazione, ricordiamoci, è il divertimento e correre sotto la pioggia è tantissimo divertente. Grazie Fulvio, come sempre, da Castiglione della Pescaia è tutto. Ci sentiamo martedì prossimo con te e con gli amici Runners e Benessere. Ritorna domani e domani l'altro, insomma, tutte le sere, tutti i giorni, sempre con noi. Grazie Fulvio ancora, a presto. Ciao Fabio, ciao a tutti, ciao, grazie, ciao, ciao.